Alessandro Rabottini, 4 anni di crescita di carriera fuori ma anche dentro la fiera MiArt, prima al coordinamento curatoriale, poi nell'ultimo anno, nel 2016, come vice direttore di Vincenzo De Bellis, e adesso finalmente da pochissimi giorni, e questa è la prima intervista da direttore della fiera di Milano. Ti chiedo di ripercorrere velocemente questi 4 anni, insomma è stata una storia in crescita, quindi una storia positiva, come l'hai vissuta dal tuo osservatorio. Sì, sono stati veramente 4 anni intensi e molto belli, perché quando vedi una cosa crescere in questo modo, come avere questo consenso attorno a sé. Poi da un punto di partenza abbastanza, insomma, complicato, quindi anche una situazione da recuperare, quindi doppia soddisfazione. No, ma sai, io penso che, devo dire, le premesse ci fossero tutte, perché comunque stiamo parlando di Milano, per cui era doveroso ed era anche naturale che Milano, che appunto è il centro della contemporaneità in Italia e che ha tante, come dire, presenze internazionali, pensiamo alle gallerie, pensiamo ai collezionisti, alle istituzioni e la stampa, avesse, come dire, una fiera che raccogliesse e raccontasse in un momento dell'anno quello che poi questi soggetti in realtà fanno durante tutto l'anno. Quindi sono stati 4 anni. E anche come punto di sintesi della città, dici tu? Sì, perché la fiera, secondo me, le fiere hanno anche un po' questa caratteristica qui, nel senso che in un momento dell'anno fotografano quello che è la qualità di un lavoro che però si svolge durante tutto l'anno, perché le gallerie, le istituzioni, gli artisti lavorano durante tutto l'anno e fanno mostre, fanno eventi, per cui, come dire, producono cultura e producono qualità, e poi c'è un momento in cui c'è un pubblico internazionale che può vedere questo. Quindi, però, diciamo, tutto ciò c'era anche prima, chiaramente è cresciuto, ma c'era anche prima, ma voltava abbastanza le spalle alla fiera. Invece, come siete riusciti a coinvolgere tutta questa energia? Devo, no? Dire che Vincenzo De Bellis, insomma, si è messo veramente, si è speso tantissimo in questa cosa qui, ha creato un team. Io penso che quella sia stato un punto di forza, cioè quello di lavorare con tante persone. Ovviamente lui era, come dire, un po' il frontman di questa band, però si è circondato di tante persone, e ognuna di queste persone è riuscita ad attivare determinate relazioni, è riuscita a portare una progettualità. Quindi diciamo che secondo me un punto di forza è stato quello di creare un team e di far sì che ognuno potesse portare una specificità, potesse portare un'energia. C'è stato un momento in cui avete capito, ok, ce l'abbiamo, cioè abbiamo scollinato, no? Siamo riusciti a sbloccare alcuni elementi che erano, alcune tare che erano bloccate. Ma è stato molto progressivo, perché per fortuna, come dire, Vincenzo e il team che lui ha creato si portavano dietro, come dire, una credibilità. E quindi il dialogo con le gallerie, il dialogo con i collezionisti, con le istituzioni, diciamo, sin da subito è stato improntato su un aspetto positivo. Poi bisognava che questa, come dire, immediatezza trovasse una formula sempre più solida. Quindi questo è stato, diciamo, molto graduale, e quest'anno credo che sia stato anche un po' un anno di svolta per quanto riguarda quello che poi è stato appunto il confezionamento, cioè come anche la città si è presentata, insomma, come, e questa è una cosa che io continuo a sentire adesso, insomma. Dopo Milano sono stato a Colonia, poi sono stato a Berlino per il Gallery Weekend, adesso sono qua a New York e sento veramente che è stata le persone che dicono: mamma mia, Milano è veramente in un momento d'oro. Quindi diciamo che quest'anno è stato un anno di svolta di un lavoro che però è stato fatto veramente sistematicamente. Devo dire che torno a parlare di Vincenzo, perché veramente lui, ecco, dico, si è speso tantissimo, perché lui veramente ha lavorato tutti i giorni per 4 anni su questa cosa qui. Abbiamo lavorato veramente tutti i giorni e credo che, ecco, quest'anno sia stato un anno importante per quanto riguarda tante conferme, tante presenze nuove,
e anche finalmente, come dire, un riconoscimento di quello che era in germe, quello che abbiamo cominciato a fare 4 anni fa. Senti, adesso c'hai il compito invece tu di in qualche maniera consolidare tutto quello che hai detto, renderlo stabile, renderlo non un fuoco di paglia, come abbiamo visto tante fiere nel mondo fare delle edizioni o fare alcuni anni all'altissimo livello e poi invece sedersi in qualche modo, e oltre a consolidare poi anche il compito di dare anche un po' il tuo segno, no? alla fiera. Quindi come farai entrambe le cose? Chiaramente siamo a ridosso della nomina, quindi non c'è nessun tipo di dettaglio su questo, ma quali un po' sono idealmente e concettualmente le linee su cui ti muoverai in questo senso, sia per appunto consolidare la fiera sia per svilupparla in altri magari ambiti, in altri territori in cui ancora non è andata, no? Ma guarda, con una fiera non ti puoi mai sedere, perché una fiera è una sorta di megafono di quello che accade già nel mondo delle gallerie soprattutto, ma comunque nel mondo dell'arte. Quindi fondamentalmente tu ti devi mettere in ascolto di quello che accade, cercare di intercettare certi segnali e amplificarli. Questo vuol dire che l'idea che stava alla base del progetto originario di MiArt, un progetto comunque al quale io ho partecipato sin dall'inizio, per cui che era quello di fare, come dire, di fare della fiera una sorta di ritratto di quella che è la funzione culturale di Milano in Italia e nel mondo. Quindi ecco perché la coesistenza di arte moderna e contemporanea, la compresenza del design, quelle rimarranno delle linee di direzione molto forti. Io penso che una cosa che vorrò fare sarà quella di consolidare ancora di più quella progettualità che per esempio abbiamo manifestato con Decadi all'interno del moderno. Quella è una modalità di approcciare il moderno in una maniera molto precisa, molto avvincente per il pubblico, per i collezionisti, quindi quella sarà sicuramente una cosa su quella quale continueremo. Sì, secondo me quello che vorrò fare nella sezione Emergence sarà, come dire, dare ancora di più visibilità all'aspetto sperimentale delle gallerie giovani. Contemporaneo secondo me andrà sempre più nella direzione in cui siamo andati, c'è una specificità di proposte. Quest'anno noi abbiamo avuto per esempio tante mostre personali o comunque tanti stand che raccontavano, come dire, la fisionomia della galleria a tutto tondo, quindi degli stand molto pensati. Quello che io credo che sia la forza di MiArt sia quella di avere un tale dialogo costante tutto l'anno con gli espositori, per cui noi arriviamo veramente con dei progetti che sono stati maturati tantissimo. Senti, sugli eventi della fiera fuori fiera, com'è la tua visione? Corrisponde a quello che abbiamo visto in questi anni, in particolare quest'anno quello con la mostra? È quella la linea, insomma, lì anche lì la mantiene, insomma. In questo momento fa parte, dicevo, del rapporto con la città, momento, che dicevi. In questo momento fondamentalmente il mio ruolo è quello di mettermi in ascolto, di recepire quello che le istituzioni, anche le istituzioni private fanno, e cercare di offrire una cornice per questo. C'è una tale qualità nel lavoro dei tantissimi attori presenti a Milano che io, come dire, devo veramente cercare solamente di far sì che tutto questo si manifesti in un momento dell'anno. Però credo che ci sia in questo momento una tale energia su Milano. Parlavo con Anzuri Cobrist nei giorni della scorsa fiera, che mi diceva: sono dei giorni in cui mi sembra di respirare questo nuovo fenomeno che è il nuovo ottimismo italiano. Sì, diciamo che ci sono anche degli margini di crescita dal punto di vista poi di quello che può fare eventualmente il grande assente fino adesso, o il grande poco presente, che è la parte pubblica, no? In città ci sono le elezioni, ci sarà una nuova amministrazione, magari avremo la prossima edizione di MiArt con il PAC non vuoto come quest'anno, ma con qualcosa anche lì, per cui diventa anche una lì poi ci potrebbe essere qualche margine di crescita, ma quello lasciamo dalla fiera, però dal momento che magari ci saranno degli interlocutori nuovi, anche la fiera può essere anche lì funzione attivatrice, no? Noi siamo lì a disposizione, come dire, per offrire la nostra progettualità e per offrire, come dire, il dialogo. Poi voglio dire, tutto questo secondo me in questo momento
c'è un trend talmente positivo che non vedo perché non debba essere confermato, anzi sarà sicuramente confermato e andrà nella direzione in cui questa cosa fa bene a tutti, ecco.